trovo a Villa Migone a Genova con Davide Canazza. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il fiduciario della famiglia, dell'attuale famiglia Migone, sì. Giusto? Un po' di storia di questa splendida villa. Allora, questa villa è stata costruita in varie diverse fasi nel corso dei secoli. Da una parte più antica, medievale, si è arrivati diciamo, alla struttura volumetrica attuale nel corso del Cinquecento, fino ad arrivare alla trasformazione attuale, anche dal punto di vista esterno, sì. Nel 1792, con dei lavori diciamo, progettati dall'architetto Gaetano Cantoni, che le hanno conferito questo aspetto, diciamo, questo stile neoclassico, sì. E la sopraelevazione di un piano. Poi nel 1865 è stato aggiunto un ulteriore piano, arrivando agli attuali quattro piani fuori terra. Nel corso dell'Ottocento anche sono stati rifatti, adeguati al gusto dell'epoca, gli affreschi dei soffitti, delle volte e i pavimenti alla genovese, che sono esempi molto belli di pavimentazione alla genovese. Com'è suddivisa la villa? Ok. La stanza in cui ci troviamo adesso è la cosiddetta Sala della Resa, chiamata così perché il 25 aprile del 1945 è stata firmata l'atto di resa delle truppe tedesche comandate dal generale Meinhold. Proprio su questo tavolo. Proprio su questo tavolo le truppe si sono arrese nelle mani del Comitato di Liberazione Nazionale Ligure, rappresentato da Remo Scappini, capo delegazione. Ma questa stanza, prima del 1792, era una loggia aperta sui due lati, verso appunto la città e verso la collina di Albaro, un po' come a Villa Imperiale. Sì. Poi la stanza alla nostra sinistra era la cosiddetta Sala Rossa, era un altro dei salotti principali, e subito dopo, ancora a sinistra, c'era la cosiddetta Sala Azzurra o Salotto Azzurro. Mentre la stanza alle nostre spalle era la camera da letto principale della famiglia Migone, questo appunto in base alle trasformazioni dopo il 1792 e gli adeguamenti ottocenteschi. Sappiamo poco dell'aspetto precedente, che comunque naturalmente vedeva delle volte affrescate in maniera differente, ma dal punto di vista architettonico uguali a come si presentano adesso, soprattutto nelle altre due stanze. Gli arredi invece sono quasi tutti originali e dell'epoca, a cominciare dalla specchiera di fronte a noi, che è una specchiera in stile Luigi XIV, appartenente alla famiglia Migone fin dal punto del XVII secolo, da metà del XVII secolo, altri arredi appunto sono appunto quelli che completavano la villa nei secoli passati. In particolare questa stanza ha mantenuto gli arredi in maniera praticamente uguale, identica, al 1945, dal giorno in cui è stata firmata la firma. Un altro elemento molto caratteristico di questa stanza è il pianoforte Erard, anzi un forte piano sarebbe la definizione esatta. È un piano Erard costruito nel 1883 la Erard all'epoca era la marca più prestigiosa di pianoforti, ancora la Steinway & Son non si era ancora affermata, quindi all'epoca la Erard era la più importante. E questo pianoforte apparteneva a Giuseppe De Amicis, che era il miglior amico di Verdi e in qualche modo legato alla famiglia Migone, perché lo zio, diciamo, della nonna degli attuali proprietari. Quindi questo pianoforte è stato ereditato dalla nonna, direttamente da Giuseppe De Amicis, che era il miglior amico di Verdi a Genova. E diciamo, il particolare curioso è che tutti il 19 marzo Giuseppe Verdi con la moglie Giuseppina Strepponi e con Giuseppe De Amicis passavano appunto tutti il 19 marzo assieme, festeggiavano San Giuseppe. Certamente. E la nostra fotografia di Verdi con dedica proprio a Giuseppe De Amicis è proprio datata 19 marzo 1893.
E quindi questo pianoforte è stato anche suonato varie volte da Verdi, e soprattutto nel 1890, anno in cui Verdi aveva dovuto rinunciare per parecchi mesi al suo pianoforte genovese, perché è proprio mandato alla Erard a far riparare e tenuto dalla casa madre per più di un anno, e quindi Verdi aveva potuto utilizzare come, diciamo, come sostituto questo pianoforte del suo migliore amico, che era uguale identico al suo, quindi non aveva trovato una grande differenza. So che è stato anche un set cinematografico questa villa, sì, non questa solo, stanza. Non solo cinematografico, sono state girate diverse cose. Ecco. È stato girato un film, è stato il set di un film che è Il segreto della pedona, questa produzione diciamo del tutto ligure. Sì, sì, sì. Di casa nostra. Di casa nostra. E è stato anche il set di un video musicale degli New Quartet, che sono questo quartetto formato da violino, viola, violoncello e flauto traverso, e questo gruppo è molto famoso in Italia perché ha accompagnato i più grandi artisti italiani, sì, della sì, musica italiana. E attualmente invece la villa è visitabile? La villa è visitabile su prenotazione con gruppi di persone, almeno gruppi di una ventina di persone. Però è aperta al pubblico tutti i 25 aprile, ecco, per la ricorrenza. Quest'anno avremo un 25 aprile molto ricco, ma è una sorpresa, non voglio svelarvi niente. Io la so, ma non la svelerò mai. Ma quando non è aperta, in realtà comunque questo appartamento continua a vivere, perché è da circa un anno diventato un appartamento ad uso turistico, quindi noi lo affittiamo a turisti che vengono principalmente dall'estero e possono affittarlo per un minimo di 2 giorni fino a un massimo di un mese, e quindi possono passare le loro vacanze immersi in un angolo di storia della nostra città e del quartiere di San Fruttuoso. È possibile anche affittarlo anche per eventi? Sì, siamo disponibili per qualche piccolo evento tipo battesimi, comunioni, okay, matrimoni. Ne abbiamo già sperimentato appoggiandoci a dei catering. Certo. E oltre a questo è anche possibile utilizzarla per presentazioni di libri o altri eventi culturali. Allora, venite a visitare Villa Migone già dal 25 di aprile, sì, per la ricorrenza, che sarà sicuramente un momento molto, molto forte e molto particolare, però anche durante l'anno si può venire tranquillamente. Davide, io ti ringrazio per averci ospitato. Grazie a voi per essere venuti. Grazie mille.